Ma buongiorno bagai, oggi siamo in partenza per un'impresa. Giro del lago esterno del lago di Como. Direte voi, beh, ma l'abbiamo già fatto tantissime volte. Ma non è con il Connagone. Il Connagone è impresa vera. Non sarò solo, con me ci sarà l'amico Enzo e che lui con la sua city bike elettrica tenterà anche lui l'impresa dei 140 km del lago di Como. In verità Enzo l'ho visto un po' preoccupato, al limite dello shock. Diciamo che anch'io non ho fatto nulla per fargli passare paura. È tipo inviargli il file del giro del lago di domenica a 32,6 di media. Ma dai, è il bello dell'impresa. Tra l'altro sono riuscito nell'impresa di sbagliare l'orario di arrivo dell'Enzo in stazione a Lecco e quindi mi aspetterà qui al ponte Kennedy. Quindi vediamo già subito se lo shock è passato oppure no. I'm inspired by thirst. Eccoci! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! È troppo forte, ciao! Robby. Siamo pronti? Prontissimi? Pronti come non mai! Siamo in partenza io e Enzo. Chissà se riusciremo ad arrivare fino in fondo. Scopriremo solo vivendo, anzi no, pedalando. Il via avviene su questa modernissima pista ciclabile, la ciclovia dei laghi. Una superstrada, insomma, roba da matti. Prima ora di corsa oramai superata, viaggiamo che è un piacere e il Colnagone non gli pare vero di essere uscito a farsi una gita simile. Spettacolo! Colnagone, lo ricordo, top di gamma 1985, 14,7 kg. Lì dietro tutto ok? Fantastico! Spettacolo! Ovviamente in discesa il Colnagone dà il meglio di sé. Sosta a Como, abbiamo trovato anche l'Ivano, che ho conosciuto per strada, ma che abita a 500 metri da casa mia. Parlava da matti, non par vero. Lenzo è un ragazzino oramai, fa neanche fatica, va. Poi c'è la magliettina lì, frecce tricolori, ma chi lo ferma? Ciao! Salutiamo l'Ivano che va ad Erbonne, che sarà una delle prossime salite che andremo anche noi a visionare. E lo lasciamo andare, noi invece proseguiamo, siamo qui sulla dorsale occidentale dell'Ario. Oggi ci divertiamo tanto, se arriviamo alla fine non si sa. Alenza, che roba! Vamos! Equivalenti a due vassoi di pasticcini. La sosta qui da Robby al bar Doge qua di Argenio è d'obbligo. Mangiamo giusto due brioche e due paste e poi andiamo, non tanta roba, non tanta roba. Le bandiere non mentono, c'è vento contrario, ma siamo già a 60 km. Qui davanti alla punta di Bellagio e qui parte il traghetto di Cadenabbia, o adesso o mai più, se no eventualmente più avanti ci sarà il treno. Sei pronto Enzo? Sì, prontissimo. Se no il traghetto, se no traghettiamo. Pago io. Paga lui. Andiamo col traghetto. Che traghetto, siamo ciclisti e il Colnagone merita di più. La console comandi, dove tutto viene gestito in maniera automatica, con le mie mani ovviamente. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. Siamo ripartiti ad agio, perché chi riparte a razzo finisce a casa. L'ha detto Lenzo. Io ascolto il saggio Enzo. Intanto scoccano le 3 ore e abbiamo coperto 66 km. Stiamo andando che siamo delle schegge. Speriamo che non scenda il buio come dentro alle gallerie. Ma va, dai, ma va. La batteria tiene la grande, le gambe di Lenzo anche. Siamo lanciati, siamo a metà percorso. Quindi praticamente ora è tutta discesa verso casa, intesa come chilometri, poi c'è da pedalare. Però giornata meravigliosa, ce la stiamo godendo. Il Colnagone sta tenendo testa alla Whistle di Lenzo, spettacolo. Io e Lenzo siamo ciclisti educati, quindi ci fermiamo al semaforo rosso. Dai Enzo, filmato fatto, possiamo andare adesso. Siamo a Vercana, siamo quasi in alto al nostro Lario e tra breve ci sarà lo strappo del Mechanic Muir, dove tenterò l'attacco alla Whistle di Lenzo lì dietro, un po' alla Van Der Poel. Vediamo come va a finire. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.
I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third. Anche per Lenzo è un gioco da ragazzi, è un gioco da ragazzi. Stiamo attraversando, siamo ripartiti e stiamo attraversando i piani di Spagna che ci porteranno sulla dorsale orientale dell'Ario. Il Colnagone sarà capace di andare a 50 km orari? Un lagone molto aggressivo, siamo riusciti a portarlo sopra i 50 km orari. Che roba, che roba! Oh, dai, su! Sei già stanco? Si è resa necessaria una sosta per riempire la gamba perché no, non siamo stanchi, però volevamo fermarci a mangiare lo stesso. È stato Lenzo, in verità è stata colpa sua, è stata colpa sua, colpa sua. Terminata la pizza, non ci rimane che rimetterci sulla strada e ributtare col Nagone e la Whistol lì in battaglia. Pronti per ripartire? Sì. Siamo tristemente ripartiti perché il giro va chiuso e quindi dobbiamo lasciare questo angolo di terra che ci ha dato del benessere. C'è anche un po' di arietina fresca. Passando di qua, io e Lezio non potevamo non venire qui al belvedere dell'Olgiasca a goderci questo spettacolo che è il lago di Como, l'Ario, il Lario, il Lario. Grande battaglia sulle rampe della salita dell'Olgiasca, prese sonoramente dall'amico Enzo lì dietro che ha dato gas a tutto il suo motore e alle sue gambe e sono rimasto lì con una gamba su e una gamba giù. Nel frattempo siamo a 110 km e siamo oramai a una trentina circa di chilometri dal nostro arrivo a Lecco. Feels like a test that I fail so 126 km, ancora tre tacche. Ma allora Lenzo ha spinto, hai pedalato, si è risparmiato, ha risparmiato tacche, aveva paura di rimanere senza, avevi paura di rimanere senza, hai spinto e hai fatto bene. Con Nagone invece ha tutto spiano e ancora qua che insiste a spingere come una bestia. E così abbiamo fatto ritorno a Lecco. Si può dire un pareggio tra le due biciclettone, la Whistol e bike e il mitico Colnagone. È stato ha vinto il maggio. È stata una bella pedalata, ci siamo divertiti, una bella giornata. E quindi invitiamo tutti quanti a venire a Lecco e a cimentarsi nel giro del lago con qualsiasi mezzo avete. Un paio di gambe abbastanza buone ci vogliono sicuramente, ma niente di eccezionale. Lasciate a casa le vostre paure e lanciatevi nel giro del lago! Come sempre ricordatevi un pollicione se vi è piaciuta e iscrivetevi al canale di Roberto Il Maggio che è cosa buona e giusta! Dai, ci vediamo nel prossimo video, un caro saluto a tutti! Che spettacolo intorno qua, che spettacolo!